Gianni Colacione per Liberi.tv, siamo alla giornata conclusiva del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, oggi 29 luglio 2012, e siamo in compagnia di Deborah Cianfanelli, militante, oserei dire, storica e ligure, che è intervenuta su argomenti importanti, e appunto volevo che magari ci in qualche modo informasse il popolo del web e coloro che seguono Liberi.tv degli argomenti del suo intervento. Sì, io mi sto occupando prevalentemente della redazione che ho effettuato di due dossier sui temi della giustizia e delle carceri, due dossier da presentare al Comitato dei Ministri della Corte Europea, perché più volte il Comitato dei Ministri ha posto sotto osservazione l'Italia proprio per il fatto che non adempia le stesse, oltre alle violazioni che l'Italia continua a perpetrare nei confronti della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, c'è il grave problema che laddove viene condannata, e accade più delle volte, addirittura l'Italia ha un negativo primato dal punto di vista delle condanne, di sentenze di condanna da parte della Corte Europea, che viene seconda solo alla Turchia. E quindi il Comitato dei Ministri già più volte, in particolare a seguito del caso Sulejmanovic, sulla situazione delle carceri, ha posto sotto osservazione l'Italia per vedere che adempia, faccia qualche cosa, non solo per il risarcimento simbolico cui è stata condannata, detenuto nel caso Sulejmanovic e tutte le altre sentenze similari, ma che faccia qualche cosa perché per porre rimedio alla situazione di base di illegalità e quindi non ottenere più condanne, anche perché siamo stati criticati perché stiamo esportando i mali della giustizia italiana, l'intasamento stesso che causa poi una denegata giustizia, anche alla Corte Europea, che è intasata dai ricorsi di cittadini italiani che arrivano fino a Strasburgo per ottenere giustizia contro le violazioni che l'Italia commette nei confronti della Convenzione Europea, quindi violazioni dei diritti umani in particolare. E sul fronte delle carceri abbiamo avuto modo di illustrare che siamo totalmente in violazione anche di quello che è l'ordinamento penitenziario europeo. Cioè, le nostre carceri sono totalmente fuori legge, le persone vivono in condizioni disumane, noi sono tantissimi anni che con i Ferragosto in carcere e ce ne occupiamo e documentiamo con le visite ispettive dei nostri parlamentari, dei nostri militanti, quello che sta avvenendo dietro quelle mura. Nulla viene fatto e la situazione va sempre via via peggiorando, tanto che siamo arrivati, come già da 10 anni fa, gridavamo come allarme al suicidi sempre in aumento, e ora non solo dei detenuti ma anche degli agenti di polizia penitenziaria che si ritrovano a vivere le stesse problematiche dei detenuti, perché sono comunque persone che lavorano dentro il carcere e stanno in quelle condizioni e nelle situazioni anche di timore, di rivolte che possono scoppiare da un momento all'altro. Sì, è anche una situazione, diciamo, di abbrutimento umano del personale penitenziario, perché peraltro, come in un vecchio film mi ricordo, si citava il detenuto rivolgendosi alla guardia carceraria, diceva: beh, io esco prima o poi, perché non era un ergastolano, tu invece non uscirai mai, e questo nel tempo perpetra poi una situazione veramente di abbrutimento umano. I suicidi del personale penitenziario, siamo arrivati, mi sembra, sono 90 in 10 anni, e comincia insomma a essere, diciamo, è abbastanza problematica ed evidente una certa relazione tra questa condizione psicologica e condizioni di lavoro. Io penso che si potrebbe anche ipotizzare un interessamento tipo quello che c'è stato da parte della magistratura nell'ILVA, all'ILVA di Taranto, che hanno sequestrato perché sono state rilevate un nesso tra delle morti e l'insalubrità delle condizioni di lavoro. Però qui, insomma, si tratta di salute psichica, che sappiamo che in Italia è abbastanza trascurata. Certamente, poi anche le condizioni delle nostre carceri sono disumane e in contrasto con la nostra stessa Costituzione, ancora prima che con la Convenzione Europea, perché la finalità della pena deve essere quella della rieducazione, dove possibile, del condannato. E consideriamo anche che l'opinione pubblica ritiene che le carceri siano piene di delinquenti, serial killer, persone pericolosissime socialmente. Questo purtroppo sono in minima parte. La maggior parte del popolo
dei detenuti sono ragazzini condannati per reati legati più che tutto al piccolo spaccio di stupefacenti, immigrati non in regola con il permesso di soggiorno, e c'è veramente della povera gente, e in quelle condizioni lì che vengono appunto a vivere anche in modo promiscuo con delinquenti veri, sicuramente viene meno non solo la possibilità di una rieducazione, ma diventano delle vere e proprie scuole del crimine, anche perché è normale che una persona che si trova a vivere in quelle condizioni subisca non certo un miglioramento, ma un abbruttimento anche interno e uno spirito di vendetta al momento della sua uscita, che lo porterà certamente magari a ridelinquere. Teniamo anche presente però che anche un'altra delle cose che vogliono far credere all'opinione pubblica è che chi esce continua ad essere sicuramente delinquente, e mentre invece al contrario chi ottiene poi dei provvedimenti di cosiddetto perdono, o le può essere l'amnistia che noi chiediamo o l'indulto che avevamo già ottenuto, è solo una minima percentuale è rientrata, mi sembra intorno al 20%, mentre c'è una percentuale che si aggira intorno all'80% di reiterazione nei reati da parte di persone che hanno scontato interamente la pena. Praticamente si entra in un modo e si esce peggio. Per come sono strutturate ora sì, oltre al rischio anche dal punto di vista della salute, perché ovviamente ci sono persone portatrici di malattie che vengono... Cioè, le celle vivono in condizioni igieniche spaventose, non hanno assistenza adeguata sanitaria, molto spesso accade che se un detenuto lamenta un malessere, un malore, pensano che stia simulando, non gli danno retta, per cui gli interventi poi sono tardivi, anche a rischio della vita. Ci sono oltre ai suicidi ci sono moltissime morti molto sospette in carcere, e questo appunto sul fronte delle carceri è la nostra denuncia e l'allarme, l'urgenza di fare un qualche cosa, perché non si tratta più, e già era grave, soltanto di mera violazione di diritti in modo astratto o di carta, si tratta di vite umane che sono messe a repentaglio, si tratta di persone che non ce la fanno più e si suicidano, e uno Stato non può tollerare questo e non può essere l'artefice di questo, non può essere complice, come sta facendo ora il Presidente della Repubblica, che all'appello di fior fior di costituzionalisti, docenti universitari che hanno scritto aderendo ai 4 giorni appunto di manifestazione di Satyagraha e sciopero del silenzio che abbiamo fatto recentemente, hanno scritto questa lettera a Napolitano. La risposta è veramente scioccante, perché un Presidente della Repubblica non può permettersi di dire sì, sono a conoscenza di questa situazione, però fare un provvedimento di amnistia dovrebbe esserci più un consenso parlamentare, e poi ora c'è agosto, andiamo tutti in ferie e se ne riparlerà a settembre. E i morti che ci saranno da qui a settembre? Sì, purtroppo c'è una certa insensibilità diffusa su questo argomento, chiaramente alimentata dal fatto poi che l'informazione su questo è abbastanza carente. Ci sta un documentario molto interessante di Barbara Cupissi, se non sbaglio, che è girato su Rete 3, che ovviamente è stato mandato di notte, a notte fonda, e che è veramente, insomma, chiarificatore, esaustivo della situazione. Si potrebbe dire, un tempo si poteva dire animalesca, bestiale, ma gli animali stanno in condizioni migliori oggi. E senti, Deborah, io ho saputo appunto che tu mi hai detto che stai in Liguria, tu sei attiva in Liguria anche con delle associazioni organizzate, ne vogliamo parlare? In Liguria, allora, alla Spezia abbiamo avuto molto attiva in passato l'associazione La Spezia, che però ora di fatto non esiste più, perché siamo rimasti veramente troppo in pochi, ognuno con i suoi problemi, si fatica a ricostruire, a rimettere insieme. Cerchiamo di fare il possibile, però rispetto al passato avremmo bisogno di nuove forze, di giovani che si potessero avvicinare a noi, perché... Una buona associazione è l'associazione di Genova, di cui è segretaria Marta Palazzi. Mi sono iscritta anche a quell'associazione e quando mi è possibile partecipo, infatti anche appunto per i 4 giorni sono stata alla manifestazione che si è tenuta davanti al carcere di Marassi.
insieme all'associazione di Genova Savona. Deborah, una parte di questo comitato si è interessata della riforma dello statuto di Radicali Italiani. È stata, diciamo, una sessione di lavori dedicata abbastanza, in qualche modo, in alcuni momenti abbastanza convulsa. Tu di tutta questa vicenda che ne pensi? Io sono intervenuta ieri su questo, nel senso che, come ho detto nell'intervento che ho fatto ieri sera, la proposta di statuto è una proposta, quindi sulla quale si dovrà lavorare con emendamenti, è sicuramente da aggiustare. Nel complesso la parte più tecnica io la condivido, anche perché ha finalmente risolto il problema del sistema elettorale, che era un gran caos ai congressi, succedeva di tutto, con le conseguenti polemiche, quindi ora si tornerà ad avere il semplice sistema delle liste proporzionali con l'espressione di 3, pare, se non viene modificato ulteriormente, preferenze non ponderate, e quindi sarà sicuramente un sistema più trasparente, più lineare, e con questo concordo appieno. Per quanto riguarda la parte del preambolo, come ho detto io ieri, io ritengo che, trattandosi di Galassia Radicale e il cui centro è il Partito Radicale Non Violento Transnazionale, Transpartito, dovremmo prendere, come ha detto anche Rita, e far proprio per tutte le associazioni il preambolo, che è il nostro preambolo storico del transnazionale. Se questo non è possibile, come ho detto nel mio intervento, in subordine, è ovvio che si senta la necessità di un minimo di preambolo, perché a che cosa serve? Serve come biglietto da visita, diciamo, un documento che può circolare per far capire chi siamo. Tutti noi, penso che io festeggio ora i 30 anni di militanza radicale, anch'io, e mi è piaciuto molto l'intervento che ha fatto ieri Rita, che raccontava che lei si è avvicinata al Partito Radicale appunto quando ha visto eletto in particolare il preambolo del transnazionale, quello che poi è diventato transnazionale. All'epoca eravamo rosa nel pugno, anche per me è stato così quando avevo letto quel preambolo, quello statuto, avevo avuto veramente una folgorazione che mi ha portato a rimanere folgorata come sono tuttora. Folgorata, che è diverso da fulminata. Anche fulminata, a volte ritengo, diciamo, che il confine a volte ci si chiede quale sia. No, comunque, scherzi a parte, ritengo che quello sia stato un capolavoro. Ora, il lavoro che hanno fatto i compagni della Commissione Statuto per redigere questo documento è comunque encomiabile, perché ci hanno lavorato parecchio. Sicuramente non è lo statuto che si cercava già nel 67-68, qual era il famoso statuto di allora, non lo è, non aveva neppure l'ambizione di essere questo, e ritengo che dal punto di vista tecnico, con qualche minimo aggiustamento, sia accettabile. Il discorso statuto è molto più complesso, discorso preambolo, scusami. Ritengo che la scelta principale dovrebbe essere quella che, ma non solo Radicali Italiani, Associazione Coscione, tutta la galassia adotti quello come preambolo, però dovrebbe esserci un accordo di tutta la galassia, facciamo, anche perché un centro questa galassia ce l'ha appunto, ed è il Partito Radicale Transnazionale, quindi anche simbolicamente avere questo che accomuna tutti. E poi tutto il resto, come dicevo, come anche Spadaccia criticava, è un regolamento di condominio. Servono anche quelli, quindi, che uno statuto comune, che potrebbe essere proprio quello, un preambolo comune, quale biglietto da visita, e poi che ognuno nello statuto parte tecnica decida al meglio come regolare i propri lavori, i propri organi. Allora, tu hai parlato quasi come un pensiero dal sen fuggito di statuto comune. Io questa cosa la penso da tempo, sì, preambolo, no? Io infatti la mia domanda era proprio questa che ti volevo chiedere, non neanche tanto provocatoriamente, è uno statuto comune a tutta la galassia? Ma lo statuto comune farebbe forse venir meno il senso della galassia e quindi della particolarità di ogni associazione che fa parte della galassia. Il preambolo è una cosa diversa. Io sono più per avere in comune il preambolo, perché è quello che identifica, è quello che tiene unito tutto l'insieme, è quello che dice noi siamo i radicali e noi radicali siamo questi, e questi sono
i nostri valori cardine, i nostri principi, appunto, come diceva Rita, si può iscrivere, chiunque può iscriversi ai radicali. Ecco, questa è una frase che apparentemente è semplice, banale, schietta, snella, che però dice molto, dice molto. E quindi il preambolo è fantastico e quello è quello che veramente ci accomuna tutti. Poi statuto comune no, perché poi è ovvio che ognuno può decidere nella piena libertà di darsi la particolarità anche a seconda appunto degli argomenti che tratta. Ok, Deborah, sei stata molto gentile di questa tua disponibilità. Noi ti diamo appuntamento su liberi.tv per queste altre interviste che cercheremo di montare e pubblicare quanto prima. Certamente. Non ho detto prima, sul fronte appunto della giustizia, per chiudere l'argomento, quello che ora si tratta di dover fare sono appunto un forte attacco alle nostre stesse istituzioni e per costringerli ad adempiere a quelli che sono i principi della nostra Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per adempiere e tornare nella legalità, con tutti i ricorsi che sarà possibile fare, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Strasburgo, denunce, e ora partiremo all'attacco. Ok, grazie ancora Deborah. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.